Ciao Teo. Sono qua, no? In veste di Teo Musso, papà della birra artigianale, che vengo qua a fare un po' di mosto di birra per fare la tua focaccia, la tua pizza, il tuo mondo. Una figata che possiamo fare è pizza e birra. Siamo partiti ieri sera con il mosto, con due tipologie di impasto, quindi abbiamo con il mosto caldo gelificato una parte di farina integrale e con il mosto invece raffreddato abbiamo fatto una sorta di biga. L'abbiamo lasciata maturare una notte e adesso con quello che andrai a fare oggi invece finiremo l'impasto con aromi più mediterranei, più speziati delle erbe, senza altre aggiunte, e la facciamo fermentare in maniera spontanea. Visto che hai le trebbie per fare il mosto, potremmo inserire un po' di trebbie anche all'interno per caratterizzarlo ancora di più. E visto che stiamo giocando, Teo, allora faremo anche una cottura diversa. Magari esce una sorpresa e faremo qualcosa di veramente divertente. Certo che però se trovassimo un amico che ci porta qualcosa di straordinario per fare una guarnizione all'altezza di questo viaggio che ci stiamo facendo, lo dici? Potrebbe essere veramente interessante. Io penso che sia il caso che ti faccio vedere come l'ho preparato il mosto. Perfetto. No? Questo è malto d'orzo, tutto dei nostri campi, chiaro, che andiamo a macinare. Iniziamo a salire su in temperatura in modo da partire da questi 49 gradi, quindi abbiamo centrato abbastanza bene le temperature. Lasciamo riposare 5 minuti, dopo iniziamo la cottura e saliamo su in temperatura. Nel frattempo mi preparo un'altra casseruola con dell'acqua che mi servirà nella seconda fase, che porto subito a 80 gradi. Con questi 2 kg di malto d'orzo dovremmo riuscire ad ottenere circa 1,2-1,3 kg di zuccheri. Adesso lasciamo riposare 20 minuti, mezz'ora a questa temperatura, poi andiamo a testare se la saccarificazione, se la trasformazione dell'amido è stata fatta per intero. Facciamo la prova a questo punto, dopo un'ora e mezza a questa temperatura sicuramente avremo finito la saccarificazione. Adesso andiamo a vedere se si trasforma e diventa chiaro e scompare completamente il colore intenso degli iodi, vuol dire che è tutto l'amido è diventato zucchero. A questo punto andiamo ad alzare la temperatura per altri 5-10 minuti in modo da portare attorno agli 80 gradi l'impasto e ci prepariamo nel frattempo per fare la filtrazione. Mettiamo un colino in modo molto artigianale. Quindi a questo punto abbiamo le trebbie pronte ad andare dentro l'impasto e il mosto pronto a portarlo in bollitura. Da Simone Padovan non mancano le erbe, abbiamo un origano profumatissimo, un primo limone incredibile, e questo invece dovrebbe essere un dragoncello. Lo portiamo a bollitura, facciamo una bollitura di circa 20 minuti giusto per dare una sterilizzazione a questo mosto e poi andiamo a raffreddarlo e lo passiamo a Simone per fare il suo impasto. Prendi qua, fai un bel lavoro. Allora, cominciamo con l'impasto. Mettiamo in macchina la biga che abbiamo realizzato con una farina semi-integrale e il mosto di birra. Mettiamo un po' di trebbie, che non è altro del malto esausto. Servirà nell'impasto per due caratteristiche per me fondamentali. Uno, per essendo fibre, mi aiuteranno a trattenere parti di umidità per il tipo di cottura che andremo a fare. E l'altro, per caratterizzarlo sostanzialmente ancora un po' di più. La terza cosa che andiamo a inserire è la farina integrale che abbiamo gelificato sempre con il mosto di birra, che abbiamo portato a 95 gradi, versato all'interno e creato questo gel. Questo gel servirà anche in questo caso per aiutare l'impasto a trattenere umidità e allo stesso tempo facilitare la fase finale di fermentazione e maturazione.
Bene, adesso a filo mettiamo il rimanente mosto all'interno dell'impasto. Una ventina di minuti è pronto, lo metteremo poi un'oretta in vasca. Abbiamo messo nelle fasi finali prima il sale e per ultimo l'olio. Possiamo tirare fuori l'impasto dalla macchina, lo metteremo dentro a questa vaschetta e lo lasceremo riposare per un'ora. Passata un'ora cominciamo a fare lo staglio dell'impasto, quindi andremo a formare le palline. Metto un po' di semola sotto, mettiamo un po' di semola sopra per poterlo lavorare meglio. Cerchiamo di dare lo stesso spessore per facilitare poi il taglio. Andiamo a piegare il pezzettino di pasta che abbiamo tagliato, lo pieghiamo come un fazzolettino all'interno, perché sono tutte delle piccole pieghe di rinforzo che andiamo a fare. Abbiamo chiuso leggermente la pallina che abbiamo formato e la mettiamo dentro le cassette. Una volta finito di formare le palline, le lasciamo lievitare 3 o 4 ore a temperatura ambiente. Faremo una doppia cottura, mettiamo un po' d'olio perché la prima fase di cottura la cuciniamo in pratica senza niente sopra. Allora, andiamo a cucinare la pizza in un forno a carbone. Adesso rimarrà dentro al barbecue a 280-290 gradi per 9 minuti. Ogni tanto gli metto un ramoscello di erbe aromatiche, in questo caso comincio con del mirto. Perfetto, sono passati 9-10 minuti, adesso facciamo la seconda cottura, quindi io vado a togliere la piastra in refrattario che avevo messo, così finiamo la seconda cottura proprio direttamente sulla linea. Teo, metto un po' di parmigiano, intanto finisco la cottura. Ma questo tuo amico arriva oppure no? Io penso che dovrebbe essere praticamente qua. Ciao, guarda, c'ho tutto qui, però io non cucino come i miei colleghi sul barbecue, io cucinerò nel tuo forno. Andiamo al forno, pizza. Ragazzi. Dai. Sto preparando una ventresca di tonno in porchetta, materia prima pazzesca, viene dalla Sicilia, condisco con sale fino, pepe bianco, olio extravergine, e poi un trito di finocchio selvatico, rosmarino e aglio. Poi schiaccio per fargliela prendere, giro e ripeto l'operazione. Sto realizzando un sogno della mia vita, quello di mettere in forno, dove Simone cuoce le sue pizze, la mia ventresca di tonno. Deve proprio caramellare, deve proprio cuocersi come si cuocerebbe una porchetta di maiale. Nel momento in cui la ventresca inizia a scagliarsi, sarà pronta per farcire la pizza. Nel frattempo preparo una vinaigrette con un goccino di aceto che sgrassa un pochino il grasso della porchetta. Ci mettiamo un pochino di pepe, sempre un pochino di trito, olio extravergine e poi l'agrumato e i profumi della Isaac. Qua il primo pezzo si apre, si scaglia piano piano col calore, anche il calore della pizza aiuterà ad aprirsi, mentre quella che non si scaglia faremo delle fettine di questo tipo, dove al centro sarà ancora cruda perché poi il calore della pizza finirà la cottura. Quindi gli ingredienti sono pronti. Simone, come sei messo con la pizza? Io la pizza l'ho cotta nel barbecue. Adesso un cucino di vinaigrette e ci siamo. Perfetto, questa è pronta per essere mangiata. Manca Teo. Anche Teo. Vieni, va. Vieni con noi. Beh, un profumo di tonno fatto stile porchetta al forno. Posso fare un avance? Vado diretto. Il bello di questo è che abbiamo invertito i ruoli tutti quanti. Scusate, però io una birretta, no? Teo, compito tuo. Compito.